Amici di Kimi Remo, benvenuti a questa nuova video recensione. Quest'oggi andiamo a vedere cosa vuol dire la fascia bassa per LG. In questo caso andiamo a vedere con LG L Bello, presentato a IFA 2014 e recensione per voi proprio adesso. Andiamo a vedere come si è comportato. La confezione del device si presenta in modo molto sobrio, di fattura economica ed in cartoncino semplice. Il contenuto è decisamente ricco, mostrando il caricabatterie da muro, un paio di auricolari della fattura economica, un cavetto USB micro USB ed anche la batteria rimovibile del device assieme a due manoletti. Ma iniziando con il design, l'LG L Bello sfoggia un aspetto del tutto simile al G3, con lo schermo da 5 pollici e risoluzione 854x480 pixel, fotocamera anteriore da 1 megapixel e l'unico sensore di prossimità. Grave mancanza il sensore di luminosità ed un LED RGB di notifica. Lo schermo rimane comunque un buon IPS, dai colori vivi e una luminosità piuttosto elevata, ma che soffre purtroppo della mancanza di un sensore di luce. Il posteriore ospita i tasti fisici di accensione e volume, come nel G3, la fotocamera da 8 megapixel con flash LED e lo speaker di sistema dell'audio, sufficiente all'uso comune. Il lato superiore mostra il jack 3,5 mm per le cuffie e il microfono secondario, mentre il lato inferiore mostra la porta micro USB e il microfono principale per le chiamate. In generale l'ergonomia è piuttosto buona, seppur i tasti posteriori rimangono, a mio parere, piuttosto scomodi, mentre il feeling dei materiali è decisamente più economico del G3, facendo sentire la differenza. A livello hardware troviamo un SoC MediaTek quad-core da 1.3 GHz, a core Cortex-A7, accoppiato a una Mali GPU 400 MP2 e 1 GB di RAM. La memoria interna si attesta su 8 GB espandibili mediante microSD e la connettività non comprende LTE. Le prestazioni rimangono comunque di buon livello, grazie all'ottimizzazione del software e alla risoluzione piuttosto bassa che favorisce anche il gaming con giochi pesanti. Parlando di software, il sistema è basato su Android KitKat 4.4.2 con la classica LG UI vista su G3, modificata e alleggerita delle funzioni necessarie. Rimangono comunque il knock-on con no-code per lo sblocco veloce e sicuro, le apps in finestra mediante Q-Slide seppur poco utili, e l'immancabile Quick Memo Plus, sempre ben fatto e sfruttabile. Il browser web viaggia in modo fluido senza reali impuntamenti, basta beccare il sito ben ottimizzato per godere al meglio della navigazione su internet. Interessanti anche i quick toggles personalizzabili, le barre presenti nell'area di notifica per volume e luminosità, e la possibilità di personalizzare l'azione dei tasti virtuali. Altre apps sempre utili rimangono il file manager ben gestito e categorizzato, le attività per reminder veloci e altre con una grafica aggiornata e accattivante. Sul lato multimediale citiamo specialmente la fotocamera posteriore da 8 megapixel, che offre scatti di buona qualità e il fuoco risulta veloce e preciso quanto basta. Il tutto migliorato dallo software fotografico semplice creato da LG sul G3 e riportato anche su questo modello. I video girati inoltre risultano di buona qualità, nonostante il fuoco potrebbe essere perso a volte a causa della messa a fuoco continua. L'autonomia è sicuramente da premiare, con i suoi 2540 mAh questo L Bello permette di arrivare fino a un giorno e mezzo di autonomia con uso medio-alto. Tutto merito al display a bassa risoluzione e al software veramente ben gestito. Che dire quindi di questo LG L Bello? Uno smartphone piuttosto strano perché LG ha voluto scegliere il design della fratello maggiore G3, ma mantenere comunque specifiche di basso profilo e alcune mancanze che secondo me non sono giustificate, soprattutto dal prezzo, come il sensore di luminosità oppure il LED di notifica, e specialmente lo schermo che non mi ha sorpreso più di tanto nonostante la luminosità, e appunto che la risoluzione è molto bassa e confrontato per esempio con Moto G purtroppo perde in questo senso. Per il resto comunque un telefono abbastanza valido, il software funziona molto bene, l'hardware si comporta estremamente bene appunto grazie alla risoluzione piuttosto bassa dello schermo. Molto molto interessante la batteria che dura veramente un'eternità grazie appunto al consumo basso del sistema. Insomma, vediamo come va avanti col prezzo con questo smartphone, ma per ora ha moltissimi concorrenti alla stessa fascia di prezzo. Spero veramente che LG si comporti veramente bene nella politica dei prezzi più avanti, perché potrebbe veramente essere interessante. Che dire, questo è tutto, alla prossima recensione, ci vediamo, ciao a tutti ragazzi!